Paola Garinei, vincitrice qui ad Anghiari della gara femminile del primo trofeo Città di Anghiari, raccontaci la tua gara. È una gara, prima cosa voglio dire fare i complimenti all'organizzazione perché è veramente tanto carino, il percorso è eccezionale, siamo stati fortunati anche devo dire con la temperatura, non è stata eccessiva perché giù sulla piana c'è una bella afa. Però veramente bello, ero tanto contenta del percorso che sapevo che alla fine c'è la salita e a me la salita piace tanto e devo dire la salita è devastante, però bella, beh, sapevo che anche se arrivavo con la fede alla fine la potevo semmai staccarla in salita, comunque ho fatto la mia gara e sono contentissima. Possiamo dire quindi una bella soddisfazione, ti vediamo sorridente, come spesso ti capita insomma quando partecipi a queste gare. Sì, allora io sono sempre soddisfatta di quello che faccio perché comunque sono a livello amatoriale, con tanti impegni riesco anche a incastrarci questo della corsa con belle soddisfazioni, quindi sono sempre contenta. Ora vengo da un periodo brutto, non sto tanto bene, quindi per me ogni risultato, quello che viene, mi rende sempre tanto felice. Ringraziamenti particolari da fare per anche aver superato questo periodo? Sì, devo ringraziare sicuramente il mio allenatore Enrico, e il mio presidente della mia società Enrico Pompei che mi sta sempre vicino e il mio fisioterapista che è Simone Grilli e tutti gli amici che mi stanno vicini e mi aiutano anche in questo periodo che insomma non sto granché bene. I prossimi appuntamenti? Sabato prossimo vado ai campionati italiani di triathlon olimpico, cercherò di fare il massimo, le condizioni sono quelle che sono e combatterò comunque e poi niente, tutte le garette che ci sono un po' questo periodo, che ce ne sono tantissime in estate, niente in particolare fino a ormai a settembre, quando forse a fine agosto i campionati italiani di 10.000 master, quello sì, penso di sì.